Conoscenza di due progetti di legge giacenti in Parlamento per la istituzione di una sezione distaccata di Corte d'Appello in provincia di Foggia, presentata dagli onorevoli Giuliano ed Angiola. Voglio preliminarmente ringraziare questi due parlamentari, l'onorevole Carla Giuliano e l'onorevole Nunzio Angiola, per aver mostrato la sensibilità verso questa problematica. Per la verità, nel 2017, sotto la mia presidenza, il Consiglio provinciale, con un voto unanime di tutte le forze politiche rappresentate in quella assise, votò una delibera in cui si faceva esplicita richiesta della istituzione di una sezione distaccata di Corte d'Appello in provincia di Foggia, individuando nella città di Lucera, ove insiste un immobile già nella disponibilità del Ministero della Giustizia e che poteva essere in tempi solleciti e rapidi adibito alla istituenda sezione distaccata della Corte d'Appello. Sono passati 4 anni, nulla è accaduto, adesso c'è questo fatto nuovo di questo iter parlamentare che io mi auguro possa arrivare ad un costrutto positivo e non ad un nulla di fatto come è accaduto in passato. Dico anche che questa istituzione, la sezione distaccata di Corte d'Appello, è momento preliminare rispetto anche all'ottenimento della direzione distrettuale antimafia in provincia di Foggia e del Tribunale per i minorenni e tanto altro ancora. Cose fondamentali per la nostra terra. La direzione distrettuale antimafia, perché ci sarebbe una magistratura inquirente dedicata ad indagare e perseguire non reati comuni, ma unicamente i reati di stampo mafioso. E il Tribunale per i minorenni, in grado di rafforzare la tutela per l'infanzia in questo recente passato, terribilmente offesa da una criminalità che non si ferma neppure dinanzi a un bambino. Chiedo a tutti i rappresentanti del territorio di fare squadra rispetto a questa scelta. Lo dico ai rappresentanti istituzionali nelle assemblee legislative di Camera e Senato, ma anche alla rappresentanza locale. Io sono il sindaco di San Severo, sto rivendicando la istituzione di una sezione distaccata di Corte d'Appello a Lucera, perché il ragionamento, la logica che ci deve animare e spingere non è quella dei municipi, ma quello dell'area vasta. Siamo esponenti non soltanto dei nostri campanili, ma di un territorio, che è quello della Capitanata, che chiede attenzione. E in questo momento l'amministrazione centrale, l'amministrazione della giustizia, deve concedere a questo territorio ciò che merita per poter finalmente programmare il proprio sviluppo per la propria gente e per i nostri giovani.